Genova, 20 anni dopo, seconda puntata delle fritte, a proposito del ventennale di Genova 2001. Riapriamo questa puntata con la frase con cui abbiamo chiuso, quella precedente, che è questa frase di Amnesty Amnesty. International, che definì le giornate di Genova come la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra. Questo apre uno scenario del tipo, insomma, che qualcuno ha cominciato a preoccuparsi, Marco, no? Perché questo movimento fatto così trasversale, che mette insieme dai, i preti e le suore, i sindacati di base, I centri i centri sociali. sociali, il blocco nero, perché comunque anche quello faceva parte del movimento dei movimenti, e coinvolge i sindacati dai più radicali ai meno radicali, insomma. Che passa dall'America Latina all'Europa occidentale, agli Stati Uniti, cioè veramente un grandissimo movimento. Un contropotere quasi che si affaccia sul Fra fronte. l'altro, a proposito di contropotere, questo movimento vivrà il suo canto di cigno nelle grandi manifestazioni pacifiste contro la guerra in Iraq. Delle manifestazioni pacifiste che portarono milioni di persone in piazza lungo un weekend furono sconfitte. Il New York Times la definì la seconda superpotenza mondiale dopo l'America, però tanto per dire qual è il grado di tolleranza nei confronti del dissenso, lì non ci fu né un vetro rotto, né una vetrina, né niente. La guerra la fecero e i disastri li fecero ugualmente. Questa trasversalità preoccupa, Marco, dicevamo, e chiaramente il sistema reagisce, perché mo questo dobbiamo dire, non è che un contropotere si affaccia sul mondo e quelli che ci stanno prima dicono no, guarda, allora Non accomodatevi, venite anche voi, non è così, siamo 8, siamo 9, aggiungiamo non può passaggio. saltare, No, non è così. non è questa cosa. E i contenuti soprattutto di quel movimento vengono rifiutati in toto, tu citavi la Sì. guerra, ma non so, L'altra vogliamo... puntata abbiamo parlato della Tobin Tax. Esatto. Possiamo parlare della richiesta di annullare i brevetti sui farmaci, che in quel periodo si riferiva ai farmaci anti-AIDS, e invece, insomma, oggi parliamo della Molto di stessa, più esatto, stessa attuale. cosa per altre situazioni, però diciamo anche che tutte quelle proposte che non sono state accettate dal gotha del potere mondiale, dal G8, ci ha portato Sì. alla pandemia, Prima al 2007-2008 alla la grande crisi crisi. devastante e poi la pandemia. Ci piacerebbe che i tanti notisti politici, rimanendo in Italia, pensiamo al Corriere della Sera, dove i notisti politici sono gli stessi, dal 2001 a oggi, le stesse firme, o Repubblica, o La Stampa, o questi altri giornali, che qualcuno di quelli che difendeva senza se e senza ma il modello di globalizzazione che allora si imponeva facesse una scusetta, una cosa di forse ci avevano ragione, non sarebbe male. Fammi andare oltre. Ci sono anche una piccola scheda di giornalisti che nel 2001 difendeva a spada tratta il sistema e che oggi sembra, si è data una ridipinta e sembra essere, diciamo, vicino a Greta, ecco, per semplificare, che però non ha assolutamente fatto nessun tipo di autocritica su questo fatto. Insomma, ci sono nomi, che non dico così, ma mi becco due querele, però ce ne sono famosissime donne, uomini che sottoscrivono su giornali che si sono improvvisamente riposizionati sul lato ambientalista del mondo che deve andare in un altro modo. E a proposito del potere che non gli piace questa cosa, nel piccolo, nel cortile di casa italiano, ricordiamo anche una cosa che fece scalpore a suo tempo, il fatto che il vicepresidente del Consiglio di quel momento, Gianfranco Fini, che era il segretario di Alleanza Nazionale, il partito ex fascista, diciamo, in quelle giornate inaspettatamente e inopinatamente, da un punto di vista politico e anche legale, le passa nella sala della questura genovese, nella sala di comando delle operazioni. Una sorta di beneplacito politico a fate, fate, politicamente siete coperti. Ovviamente il movimento dei movimenti, essendo così largo, aveva anche dei limiti.
intrinsechi che poi esplodono in quelle giornate, sì, no? Sì. La radicalizzazione della situazione, il fatto che le forze dell'ordine spingano verso una reazione violenta, la presenza e le azioni del blocco nero con la sua maniera di stare in piazza e la sua radicalità violenta di stare in piazza, diventano in quella situazione difficilmente governabili dal movimento dei movimenti. Fra l'altro possiamo dire che anche la parte, le tute bianche, avranno un comportamento, avevano accettato completamente la gestione pacifica del controvertice, però erano arrivate a quelle giornate con un linguaggio guerriero che faceva parte di una tradizione di radicalismo di sinistra, no? La dichiarazione fu famosa, la dichiarazione di guerra ai potenti del mondo, che cercava in qualche maniera di gestire, in realtà dietro c'era un tentativo di gestione di rischi di violenza, cioè in qualche maniera si teatralizzava, per dire, l'esercizio della violenza, però continuava a presentare un modello, un linguaggio che a questa trasversalità del movimento e alle parti meno legate a questa tradizione del radicalismo di sinistra sicuramente crea un problema. E lì in qualche modo si ripete il gioco, soprattutto in Italia, perché poi in Italia che avvengono queste cose, si ripete un po' il gioco degli anni 70. La radicalizzazione di piazza svuota il movimento e svuota la capacità trasversale del movimento e in qualche modo semplifica le cose per il potere, sostanzialmente, per l'ordine costituito, perché rimangono solo i radicali, e coi radicali è facile, si può andare giù pesanti e l'opinione pubblica non ha problemi. Io voglio citare una cosa, perché quelle giornate aprono all'interno del mondo politico di sinistra in Italia, ma anche dei movimenti, un dibattito molto profondo sulla violenza e la non violenza. Diciamo un aggiornamento, come Marco diceva prima, di posizioni che negli anni 70 erano più dibattute, ma sono l'occasione. Escono libri, pubblicistica, giornali di area, eccetera, eccetera. Io ho apprezzato molto quel dibattito lì, di cui, insomma, anche nell'organizzazione di cui facevo parte, è stato, diciamo, uno dei principali attori di quella cosa. La cosa che non mi è mai piaciuta, e lo dico senza giri di parole, sono quelli che poi hanno acuito questa differenza, hanno diviso il mondo in buoni e cattivi, rompendo il movimento, sì. E persone che poi a distanza di 20 anni si sono rimessi a fare magari i guerriglieri oppure i pacifisti, insomma c'è stato nella confusione totale, secondo me c'è una parte di quel nuovo mondo di militanti che si stava affacciando al mondo, insomma, della politica, del prendersi cura degli altri, che ha preso ha toppato, come si sarebbe detto una volta, aiutando poi il governo e le organizzazioni contrarie a quel tipo di movimento a spegnere sostanzialmente, perché ricordiamo che qualche anno dopo c'è stato un grandissimo incontro a Firenze, poco dopo, 2003, il movimento si scaglia contro la guerra di Iraq. Viene nuovamente sconfitto e sostanzialmente scompare. Sì. E dobbiamo dire che quello che è avvenuto a Genova è una delle grandi differenze, per esempio, con altri paesi europei come la Grecia e come la Spagna, che poi qualche anno dopo, chi c'ha gli indignados in Spagna, chi rimette insieme i pezzi della politica di sinistra, partitica, sindacale, che nasce Siriza, insomma, in quei paesi dove non c'è stata una fortissima repressione del movimento, c'è stato effettivamente un ricambio. Chi ci segue, noi abbiamo citato nella puntata diverse volte il Podemos, no? In Spagna, sì. Iglesias, uno dei fondatori, era a Genova in quelle giornate, come dall'altra parte Tsipras, la figura più emblematica di Siriza, non arriva a Genova semplicemente perché quando sbarcano a Ancona vengono fermati dalla polizia, impacchettati e rimessi sul traghetto. Però
faceva parte del movimento dei, dei movimenti. E a un certo punto i fatti di Genova comincia la fase giudiziaria. Sì. A tutti i livelli, italiano, Corte Europea di Giustizia, perché anche grazie a tutti quei materiali, eccetera, e grazie alla tenacia del Genoa Social Forum, di un gruppo di avvocati dell'ufficio legale, diciamo, sì, così, del Genoa Social Forum, grazie. Armando Cestaro, un militante di Rifondazione Comunista massacrato, che va e ricorre fino alla Corte Internazionale a Strasburgo, e questo permette di arrivare a Strasburgo e di ottenere nel 2015 la condanna da parte della Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia. Una condanna per i fatti della Diaz e di Bolzaneto, dicendo: è stata tortura. Una seconda condanna all'Italia, che ancora non ha introdotto, come chiedeva l'Europa, perché ce lo chiede l'Europa quando le fa comodo, quando l'Europa ci chiede qualche cosa che non piace ai nostri governanti, non conta. Erano anni che chiedevano di mettere il reato di tortura fra i reati possibili, ma noi no, in Italia la tortura, perché Dio, siamo anche razzisti, manco se inginocchiamo. Qui non c'è né razzismo, niente di niente. Allora l'Italia viene condannata perché non c'è il reato di tortura e perché la Corte di Strasburgo considera tortura quello che è stato fatto nei confronti di persone, giornalisti, i militanti alla scuola Diaz e a Bolzaneto. Una, perché condanna l'Italia? Anche perché l'Italia, le forze dell'ordine sostanzialmente rifiutano la collaborazione con la magistratura, e perché in Italia, grazie a soprattutto i partiti di destra, ancora oggi continua a essere impossibile, come in quasi tutti gli altri paesi europei, avere il codice identificativo delle forze dell'ordine che sono in gestione di piazza, e la polizia si rifiuta di passare le informazioni su chi ha partecipato, ad esempio, all'irruzione alla Diaz. Una piccola nota rispetto ai nostri amici giornalisti, no? Sempre bravi. Nel 2015, per esempio, il Corriere della Sera riporta questa condanna dicendo: ah, mio Dio, che scandalo, che signora figura, mia, signora mia, che figura, ma com'è possibile questa cosa? Se voi vi andate a leggere gli editoriali del Corriere della Sera del 2001, subito dopo gli avvenimenti, è tutta colpa dei Black Bloc. Pieno supporto alle forze dell'ordine, non c'è stato, esatto, problemi. Non si può mettere sulla bilancia le due cose, no, ci sta la devastazione e poi sì, qualche può essere qualche leggera sbavatura nella gestione dell'ordine. La marcia che hai fatto, insomma, torniamo al tema. Una quindicina d'anni dopo diventano tutti democratici e garantisti, e è stata brutta. Paradossalmente, da quelle giornate lì, cresce la nuova classe dirigente delle forze dell'ordine italiane, che fanno carriera. Sì, no? Esatto. Citiamo alcuni esempi. Citiamo, diciamo, il caso più emblematico, no? Il capo della polizia a quel tempo era De Gennaro, un uomo bipartisan. Era capo della polizia, era stato messo come capo della polizia dal centro-sinistra, tanto che i primi giorni dopo il casino di Genova sembra quasi che Berlusconi e il centrodestra lo tirino a mare, come dicendo: vabbè, ha fatto un casino, hanno messo loro, figurate, è uno loro. Allora, De Gennaro fa una finaccia dopo questa esperienza terribile, non nel senso che rimane capo della polizia fino al 2007, Genova è del 2001. Finito, non è più capo della polizia, nel 2008 viene nominato commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania. Sempre nel 2000, questo da gennaio a maggio, finisce quell'incarico, diventa direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza dal 2008 al 2012, quando addirittura diventa, con il governo Monti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti. Diciamo che la fine di Genova sostanzialmente è che poche condanne ai rappresentanti delle forze dell'ordine, i membri più alti fanno carriera, continuano la loro carriera,
e par contro ci stanno una quindicina, ventina di manifestanti che vengono condannati a pene di fino a 12-13 anni per devastazione e saccheggio. Con la partecipazione morale, con il concetto della partecipazione morale alla devastazione e saccheggio. Il reato qual è? È aver infranto delle vetrine, cosa per la quale ci sarebbe danneggiamento, che prevede delle pene molto più basse, si applica il concetto di devastazione e saccheggio con il quale si arriva a fare delle condanne di 12-13 anni. Fra le poche condanne, che però non producono nessun effetto, ci fu la condanna per falso ideologico per l'operazione che doveva teoricamente giustificare l'irruzione alla Diaz. Il fatto che il giorno dopo la polizia presenta una conferenza stampa dicendo: ecco qui che abbiamo trovato due Molotov e una serie di picconi, di bastoni e di altre cose. L'avevano anche organizzata male, perché escono immediatamente le immagini per cui queste due Molotov erano state trovate fuori e un poliziotto le aveva portate dentro per dire: l'abbiamo trovata qui dentro, mentre i picconi e le altre cose facevano parte. La scuola a Diaz c'era un cantiere, perché era in ristrutturazione, in un locale chiuso, tanto che chi aveva affittato, chi aveva fatto il garante per l'affitto, racconta di aver anche detto a quelli della scuola: ma qua non si può levare tutta sta roba, no, io non vorrei che poi vengano e dicono è la roba nostra. No, non vi preoccupate, è qui chiuso a chiave, la porta ermetica, tutto quanto. La polizia lo sfonda, lo tira fuori e dice: ecco i picconi dei Black Bloc. Ci abbiamo alla conclusione, ricordando intanto, volevo permetterci un saluto ai genitori di Carlo Giuliani, che hanno sostenuto, sono stati, diciamo, due persone di grandissima forza, che nel bel mezzo di un lutto terribile, la morte del figlio, sono stati, diciamo, parte attivissima nel movimento per arrivare poi a una, diciamo, alle sentenze, per riscrivere dalla parte del movimento la storia di quei giorni. Quindi un saluto va ai genitori di Carlo Giuliani. E poi vi rimandiamo a chi ci ascolta una serie di libri che sono usciti, sì. Documentari dal famoso Diaz, non cancellate quel sangue, ha moltissima materiale, se avete stomaco forte, perché ci vuole stomaco forte e la capacità di mettere in discussione il fatto che le forze dell'ordine ci abbiano sempre ragione, perché siamo forze dell'ordine, per vedere queste immagini. Ma vi consigliamo una chicca in dei podcast, cioè delle trasmissioni, delle registrazioni radiofoniche che trovate, che si chiama, la trasmissione si chiama Limoni, è prevista in 8 settimane. Noi abbiamo visto a questo punto, quando registriamo, ne abbiamo viste le prime 3 e sono molto belle, fatte da Annalisa Camilli. Lo consigliamo vivamente, sono dei podcast di un poco meno di una mezz'oretta l'uno, perché è un lavoro fatto benissimo di ricostruzione, di rimbalzo tra ieri e l'oggi. E poi ci sono una serie di libri che magari alcune ne citiamo o in sovrimpressione o nei commenti a questo video. Vuoi citare? Sì, tra cui facciamo un po' di pubblicità al libro della Manifesto Libri, a cui ho partecipato anch'io, Genova 2001, l'agguato, che consiglio vivamente, logicamente. E con questo diciamo che chiudiamo queste due puntate su Genova 2001, sperando che siano soprattutto di aiuto a due categorie di persone, a chi non c'era, e quindi a chi ha 20 anni oggi. Chi ha 20 anni oggi e che non sa quello che è accaduto e magari comincia a mettere i puntini sulle i e unire i punti come quei giochi che si usavano una volta, e a chi c'era per fare un po' di chiarezza, perché poi credo di poter dire insieme a te che a distanza di 20 anni non abbiamo fatto i conti
con Genova 2001. L'Italia è uno di quei paesi che fa difficoltà a fare i conti con dei pezzi importanti della sua storia, ancora collettivamente non siamo riusciti a farli e speriamo di aver dato il nostro piccolissimo contributo nel rimettere insieme un po' di informazioni su questo. Quindi vi diamo appuntamento a dopo l'estate. A dopo l'estate. Già, a questo punto pure noi ci fermiamo. E, insomma, è stata un'annata lunga, abbiamo fatto anche quest'anno una puntata alla settimana, speciali, Radio Mir, è stato un anno pienissimo, con persone, sempre più persone che ci seguono, quindi a noi è andata benissimo, sì. È stata faticosa ma è andata bene, e quindi vediamo. Senza speranza a settembre stiamo là. Assolutamente, ci avviamo i grandi passi al quarto anno delle fritte, quindi vi ringraziamo veramente ancora per averci seguito durante tutto quest'anno e vi diamo appuntamento a settembre per la nuova serie delle fritte dal Belgio e non solo. Ciao ciao!